Finiscila con queste vane apprensioni. Ricordati che non è il sentimento che costituisce la colpa, ma il consenso a siffatti sentimenti. La sola volontà, libera, è capace di bene o di male, ma quando la volontà geme sotto la prova del tentatore e non vuole ciò che le viene appresentato, non solo non vi è colpa, ma vi è la virtù. Anche oggi Padre Pio, nella sua saggezza di padre spirituale, ci dà una indicazione chiara, semplice e che forse tante volte contrasta con le nostre idee, i nostri pensieri, i nostri convincimenti. Pensiamo che per essere delle brave persone, pensiamo per diventare, tra virgolette, santi, no? Che amano il Signore, dobbiamo sentire delle cose, sentire, ecco, quel trasporto. Questo sarà l'ultimo stadio, ma dobbiamo partire proprio appunto secondo questa raccomandazione di Padre Pio dalla nostra volontà. Non è quello che sentiamo, se vogliamo, anche nel cuore, ma è quello che abbiamo nella nostra volontà. Dio ci ha fatti liberi. Ci ha fatti liberi e possiamo scegliere il bene o il male. E quindi è la nostra volontà l'aderire anche a dei sentimenti errati, a quelle tentazioni che ci portano a desiderare e ad attaccare il nostro cuore a tante piccole cose quotidiane, a tante piccole cose che imbrigliano il nostro cuore. Dobbiamo soprattutto esercitarci nella volontà. E il grande maestro anche in questo campo è Gesù. Lui che cosa ci ha detto? Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Il mio pane è fare la volontà del Padre. Unire la nostra volontà alla volontà di Gesù, scegliere le cose belle nella nostra libertà, è il dono più grande che possiamo fare a Dio, è la cosa più buona, il bene più grande che noi possiamo fare a noi stessi. Buona giornata a tutti voi.